Valerio Rossi, formatore e divulgatore digitale, a cui do il benvenuto e naturalmente grazie per essere qui con noi sulle Fonti. Grazie Valentina e un buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie dell'invito. Grazie a te della disponibilità, Valerio. Innanzitutto, ecco, partiamo da un'analisi generale di quello che sta accadendo nel mondo delle cripto e la prima domanda te la rivolgo soprattutto in funzione di coloro che non conoscono ancora bene questo universo. Possiamo associare le difficoltà che il mondo delle criptovalute sta attraversando a quello dell'economia? Mi riferisco al problema dell'inflazione, mi riferisco all'impennata dei prezzi, c'è una correlazione o sono universi paralleli che non c'entrano niente? No, secondo il mio parere c'è una stretta correlazione perché ovviamente la criptovaluta e Bitcoin come diciamo, principale attore di questo nuovo mercato digitale ha proposto una riserva valutaria, come è stata riconosciuta anche da personaggi importanti della Federal Reserve piuttosto che del Ministero del Tesoro, cioè diciamo da fonti ufficiali del governo americano e che hanno riconosciuto comunque le criptovalute, il mondo delle criptovalute come un qualcosa ovviamente da comprendere e regolamentare da una parte, Sì. però accettare come nuovo paradigma di carattere economico. Perché la base ovviamente di tutto è la sicurezza dal punto di vista informatico e soprattutto la disponibilità che può essere messa a disposizione di ognuno di noi, in un concetto ovviamente diverso. Quindi il discorso inflattivo, eccetera, che dipende ovviamente da un fattore per quanto riguarda il dollaro, l'euro e tutte le valute fiat come tali. Perché ogni volta che c'è una crisi loro cosa fanno? In maniera molto semplicistica stampano denaro, stampano carta. La differenza ovviamente nelle criptovalute è che nel caso per esempio specifico di Bitcoin, Bitcoin ha 21 milioni di pezzi ben predefiniti e quindi di riflesso è deflattiva come lo è un po' quasi tutto il mondo digitale delle criptovalute. Questa è una cosa importante perché crea valore. La rarità, il concetto della rarità, crea ovviamente valore. Continuare a stampare denaro evidentemente crea confusione e soprattutto purtroppo inflazione, poi ovviamente generato da questioni di carattere per quanto riguarda la guerra, insomma, ecco, Certo. quindi tutto quello che ne ha conseguito, ma non solo, perché poi è stato tutto un ripetersi di situazioni che hanno comportato un danno sulle materie prime, materie energetiche. Adesso parliamo di grano, come potete sapere, quindi cominciamo a parlare anche di elementi importanti che riguardano proprio l'alimentazione, il cibo, quindi insomma è una cosa direi molto seria. Certo, ecco, stavamo dicendo Valerio che quando si parla di criptovalute è difficile trovare una mezza misura per quanto riguarda la comunicazione. Ci sono dei toni o apocalittici o entusiasti. E a proposito di toni apocalittici, dobbiamo riportare le parole di Elon Musk che con un tweet è intervenuto ancora sulla vicenda, ha parlato di Kryptonite, quindi insomma di notte fonda per quanto riguarda questo universo. Ti chiedo, ecco, sono parole che minano poi la credibilità e che quindi non fanno bene alle cripto. Elon Musk ha ancora questo potere di influenzare così tanto questo tipo di mercato? Beh, Elon Musk diciamo, è una persona controversa, no? È discutibile ovviamente, dal punto di vista di comunicazione, nel senso che lui sicuramente è un imprenditore affermato, ha avuto i suoi successi dal punto di vista imprenditoriale con una serie di iniziative, però allo stesso tempo quando fa le sparate, scusate la parola, su Dogecoin, eccetera, adesso addirittura una notizia di stamattina che il fatto che lui abbia in passato diciamo alimentato, no? E favorito l'acquisto di Dogecoin adesso ha una mega causa negli Stati Uniti che chiaramente è una sollecitazione vera e propria che
che non è piaciuta a tantissimi investitori. Quindi, ovviamente Elon Musk è una persona di grande appeal per quanto riguarda le persone che lo seguono e lo ascoltano, però altrettanto purtroppo seguire i suoi consigli non è stato proprio una grande, così, una grande idea, insomma, dal mio punto di vista. Poi ovviamente quando si fa trading si può entrare nel momento giusto e uscire nel momento ancora migliore e portare a casa degli ottimi profitti, come sicuramente molti hanno fatto con Dogecoin. E con tutte, e anche con Shiba Inu, per dirne un'altra, che è stata una cripto così promossa insomma, sui social da lui. Non significa questo che siano cripto che hanno dei progetti, hanno delle aziende, hanno dei business plan estremamente accattivanti. Al contrario, se parliamo di Bitcoin, parliamo di cose serie. Se parliamo di Dogecoin o Shiba, evidentemente parliamo di due cose completamente diverse, insomma. Chiaro. Molto diverse. Ecco, questa non è stata una settimana di grandi endorsement per il Bitcoin e il mondo delle cripto, perché alle parole di Elon Musk si sono associate quelle di Bill Gates, che ha detto: no, io nelle cripto, nei not fungible token non credo molto, anche perché preferisco, insomma, aziende che producono qualcosa di concreto, di tangibile, piuttosto che dei beni digitali che faccio fatica proprio a comprendere anche a livello intellettuale. Al di là, insomma, delle dichiarazioni di Bill Gates, che ha una visione, insomma, ancora piuttosto novecentesca. Possiamo dire, ecco, che in questo momento però le criptovalute hanno perso la loro credibilità per imporsi, ecco, come valuta del futuro e anche come nuovo bene rifugio. Almeno in questo momento, ti chiedo, c'è questa perdita importante di credibilità? No, diciamo che soprattutto c'è una speculazione nella comunicazione, perché evidentemente Bitcoin nel mondo digitale è un palese concorrente per quanto riguarda il sistema tradizionale, e quindi ovviamente tutti i cambiamenti comportano degli atteggiamenti positivi o negativi, denigratori piuttosto che favorevoli, che spostano l'ago della bilancia in un senso piuttosto che nell'altro. Che il mondo digitale fa molto paura al sistema tradizionale, perché il Bitcoin, il mondo delle criptovalute, nasce come sistema libero, sistema diffuso, sistema popolare. E quindi questo alle autorità, a coloro che hanno in mano le redini, diciamo, della finanza e dell'economia in generale di tutto il mondo, questo fa molto paura, perché viene a mancare il proprio diciamo luogo di potere dove poter esercitare la loro influenza. Dall'altro punto di vista, devo dire che possiamo ascoltare in maniera favorevole una persona che io seguo moltissimo, che è Michael Saylor, il CEO di MicroStrategy, società informatica tra le più importanti degli Stati Uniti, quotata al Nasdaq, il quale notoriamente è il più grande investitore di Bitcoin. Lui in portafoglio ha circa 4 miliardi e mezzo di dollari. E in una recente intervista su Fox News, il giornalista gli ha chiesto esplicitamente: ma lei non è preoccupato dell'andamento di questa cosa? Assolutamente no. Per me Bitcoin è una riserva autentica, deflattiva, e quindi fa, lei in questo momento, è un'intervista del 27 maggio, lei sta acquistando? Certo, fa, ogni volta che c'è l'occasione, che c'è un ribasso, è un'occasione sicuramente di acquisto. E secondo me l'atteggiamento più intelligente è quello conservativo, quello prudente e soprattutto quello di medio-lungo termine, non di carattere speculativo per portare a casa il 2%, 5, 10 o anche magari di più, che comporta ovviamente dei grandi profitti, ma anche dei grandi rischi, perché parliamo sempre magari quando le cose vanno bene, ma quando le cose vanno male tutti si nascondono. Quindi voglio dire, il trade è di per sé, la sua natura comporta ovviamente grandi rischi e grandi cose, perché il mercato, al di là dei grafici, ti dice la sua e dice esattamente il contrario, magari nel giro di pochi minuti. Quindi Chiaro.
ci vuole sempre una grande prudenza, ecco, dal mio punto di Certo, vista. certo. Ecco, Valerio, abbiamo fatto, diciamo, il giro dei detrattori, citando le parole di Elon Musk e di Bill Gates nei confronti del Bitcoin, però invece io adesso ti volevo mostrare un altro tipo di interpretazione sulla vicenda da Nasdaq.com. Proprio sulle cripto e sul Bitcoin, the sky is not falling, il cielo non ci sta cadendo addosso perché il prezzo del Bitcoin non ha importanza. E che cosa dice in sostanza questo articolo molto interessante? Sottolinea che in realtà il vero problema del Bitcoin non è tanto la volatilità, l'estrema volatilità che ne mette in crisi appunto la credibilità, quanto la maturità. Dice, è normale comunque per una valuta, tra virgolette, giovane avere dei alzi, dei rialzi e dei ribassi così importanti, e quindi, così come non ci dobbiamo eccessivamente entusiasmare quando le cose vanno bene, altrettanto non ci dobbiamo deprimere invece quando i prezzi scendono. Per cui, ecco, dice è un problema di maturità della valuta. Tu che cosa ne pensi rispetto a questo tipo di interpretazione? Ma sicuramente Bitcoin, la prima quotazione risale al 3 gennaio del 2009. Diciamo che considerando che il concetto che ha così espresso il famoso Satoshi Nakamoto, questo anonimo che ha inventato Bitcoin, era quello di un sistema, in inglese si dice disruptive, Sì. cioè dirompente, cioè chiaramente cosa che non era stata mai neppure immaginata o concepita, che era appunto una valuta alternativa e digitale. Devo dire che, come tutti i cambiamenti epocali, l'ho scritto anche nel mio libro Virus Digitale, un cambiamento epocale comporta un tempo di comprensione, perché la cosa più importante è comprendere che un evento così straordinario dal mio punto di vista, che è l'avvento delle criptovalute, non possa essere esaurito magari in un anno o due, magari anche in un decennio, oppure anche in un tempo più lungo. Ovviamente all'interno di questo, siccome come tutti i mercati quotati, no, comportano l'incontro tra la domanda e l'offerta e quindi di riflesso il prezzo può salire e può scendere a seconda della massa di compratori o di venditori in quel preciso momento. In particolare Bitcoin, che rappresenta più o meno il 44% del mercato da sola, è nelle mani notoriamente delle whale, delle famose balene, piuttosto che dei grandi fondi che agiscono sul mercato con grande disponibilità economica, ma soprattutto cercando anche di incutere, diciamo così, timore piuttosto che una sfiducia nei riguardi della criptovaluta, perché ritengono che sia così, una trovata pubblicitaria piuttosto che una moda del momento. Io francamente non la penso così, anzi io sono un Bitcoin maximalist come era Michael Saylor, perché addirittura la prospettiva, lo diceva per dire in una intervista addirittura dell'anno scorso di un famoso economista, Max Kaiser, diceva che la possibilità che a causa appunto di questo momento di particolare inflazione le persone cominciano a acculturarsi e comprendere quello che è il valore di Bitcoin, e è possibile che nei prossimi anni vedremo delle quotazioni di Bitcoin che nemmeno ci possiamo immaginare. Chiaramente io non faccio il mago di mestiere, non Certo. mi permetterei mai di fare delle previsioni in termini di prezzo, lo fanno persone sicuramente più importanti di me, e nel caso suo lui ha fatto una dichiarazione, Max Kaiser, che potremmo vedere nei prossimi anni un Bitcoin a 200, 300, anche 400 mila dollari a pezzo, che mi sembra una cosa non male, ecco.
Certo, ecco, abbiamo insomma capito che la tua fede nel Bitcoin non è scalfita, insomma, No. dalle ultime vicende, però certamente ne dobbiamo tenere conto, appunto ho citato la diminuzione di quest'ultima settimana che riguarda Bitcoin ed Ethereum, ma dobbiamo citare anche quello che è successo con Terra Luna, quindi possiamo dire per quanto riguarda gli investimenti che la parola diversificazione è centrale ed è cruciale. Anche nel mercato delle cripto per salvaguardarsi proprio dalle brutte sorprese. Certamente, come tutti i valori economici, e nel caso specifico le criptovalute, contengono ogni singola criptovaluta un progetto, un valore, un obiettivo. Ovviamente questo qua può determinare un fattore di, come dire, di sicurezza che uno dà a un tipo di asset piuttosto che un. Evidentemente la criptovaluta non è la soluzione ai mali del mondo, come non lo sono gli altri strumenti finanziari. La Certo. diversificazione che tu accennavi è un fondamento nella buona gestione di un portafoglio finanziario di ognuno di noi, questo è evidente. Cioè, non è che Bitcoin è la salvezza del pianeta, come non lo è neppure il resto. Evidentemente in un mondo difficile, no? Come diceva una famosa canzone, Sì. evidentemente bisogna valutare sempre con accortezza, diversificando il più possibile, in modo che se ci sono dei venti negativi che vanno in una direzione piuttosto che in un'altra, uno si trova comunque ad avere delle sicurezze abbastanza importanti, insomma. Ecco, Valerio, io direi concludiamo insomma questa riflessione prendendo spunto proprio dalla scritta che hai alle tue spalle. Keep calm and carry on. Manteniamo la calma e andiamo avanti, anche per quanto Assolutamente. il mondo delle cripto. Io ti ringrazio moltissimo per aver partecipato alla nostra trasmissione, a questo nostro Instant Focus e naturalmente ti aspetto presto qui per ulteriori aggiornamenti e riflessioni. Grazie Valentina, grazie alle fonti TV, un saluto a tutti voi, alla Grazie. prossima. Grazie a te.